Salve a tutti ragazzi, sempre per Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di Super Mario Galaxy 2. Prima di iniziare vi volevo ricordare che ogni giorno alle 14 esce un nuovo episodio, un nuovo video sul mio canale. Non so adesso in questo momento ragazzi, detto sinceramente, come sarà la programmazione del mio canale, perché la serie di Super Mario Galaxy 2 sta per finire. Ci mancano veramente pochissime stelle, io non mi sono informato ancora, non mi ricordo precisamente il numero preciso di stelle che dovremo andare a recuperare per finire il gioco, ma so per certo che sono appunto tra le 200 e le 250. E quindi ragazzi, stiamo finendo il gioco e a breve uscirà chiaramente anche un'altra serie, se non è già uscita ovviamente, perché quando sto registrando io questo episodio ragazzi, sta ancora uscendo Super Mario Galaxy nel mio canale, il primo Super Mario Galaxy 1, quindi insomma non so di preciso cosa è successo nel frattempo. Comunque noi andiamo a prendere le stelle verdi che ci rimangono oggi, dopo aver completato il mondo 5 nello scorso episodio, andiamo ad iniziare il mondo 6 e andiamo a fare subito immediatamente la galassia lava mostruosa. E si parte con le prime tre stelle, ovviamente con la stella verde numero 1. Eccola, l'ho vista una lì sopra quei tornadi ragazzi, l'avevo vista una, e adesso vediamo un po' se quella era la prima o no. Ah, io ci scommetto raga che ce n'è una anche qui nascosta, ci voglio quasi scommettere, perché insomma c'ho questo presentimento sinceramente. Qui prendiamo il fungo energia, ma no, ma chi se ne frega ragazzi. Eccola. Sì, ragazzi, la sento assolutamente, quindi per prenderla bisogna fare un trick così proprio. Ok. Eccola. Oh cazzo. Oh madonnina. Ma sinceramente un bel trick bisogna fare, quasi quasi io farei addirittura così, partirei da più giù. Ci dobbiamo dare uno slancio, ragazzi, allucinante qua. No, da giù raga, da qua forse è meglio. Ma no, da qua ci mangia il mostro però un secondo. Facciamo un piccolo slancio qua e poi un altro bello slancio qua. Stavolta ce lo siamo dati, ma insomma non tanto grande in realtà. Come cazzo si fa a darsi uno slancio del genere raga? Forse un po' più grande adesso ce lo siamo dati, proviamo. Ah, non siamo arrivati. Madonna buona. Dai su, no, qui mi mangia il mostro, non ci si può stare. Ok. Non so quando. Eccolo. Oh, ora un bel slancio. No, per pochissimo, cazzo. Ma più di così che devo fare? Cioè, veramente, ce lo siamo dati bello bello stavolta. Così no, non è sufficiente, devo dire. Dai bello. Madonna buona. Mamma mia, questo è un bel slancio, però non sufficiente purtroppo. Dove vai? No. E vabbè ragazzi, niente, non ce l'ho fatta ad appendermi e quindi siamo crepati. Ok, sì però no, devo dire la verità ragazzi, perché qui io capisco tutto, ma come si fa? O bisogna veramente darsi la spinta da giù, vedete, tipo così, che ci diamo una bella spinta in questo modo. Ma no, nemmeno così, raga. Dai, appenditi, Cristo. Dio buono, non mi riesce a appendermi all'ultima stella, Dio. Ecco, porca troia. Dai, che questo è bello lo slancio. Su, Cristo, ma da per pochissimo non ci arrivo. Dai, è così, sì, dai. Se non ci arrivo così, ragazzi, ma non ci arrivo per un micro... Veramente, un centimetro non ci arrivo, ragazzi. Poi qui non mi riesce ad appendermi, ma veramente, signori, ragazzi, qui la visuale non mi aiuta per nulla, non mi aiuta sta stronza di visuale. Dai, così. Niente, non ci si arriva, madonna, ragazzi.
No, niente. Allora farei tipo così, più un effetto catapulta, no? Ma che cazzo dico? Ma che ne so, ragazzi? Non lo so. Ok, dai, così secondo me ci arrivo. Sì, l'avrò detto 80 volte, così secondo me ci arrivo, non ci arrivo mai. Meglio se sto zitto a questo punto. Effetto catapulta, ci buttiamo in giù e poi andiamo in su, a tutto fuoco, via! No, niente, manco per idea. Oh, dai, minchia, che cazzo, raga. Cioè, come avete visto, mi sono buttato in giù tantissimo e poi mi sono afferrato con quell'ultima, appunto, stella manina, ma le bestemmie sono fioccate, anche qui devo dire la verità. Perfetto. Stella verde 1 della galassia, lava mostruosa. Questa già era un po' più rognosa perché appunto devi trovare bene il modo. Devi appenderti dal più lontano possibile e poi spararti, lasciarti andare a una certa, spararti verso la stella. Non è facile, non è facilissimo, no. Si fa la 2, ovviamente. Andiamo. Dai, che Cristo, ragazzi, ma appenditi dove dico io, la Madonna, gran signora. Oh, porca troia, su. Perfetto, prendiamo la stella lancia, allora continuiamo. Ovviamente qui la riprendiamo se non vogliamo morire, non credo che ci sia una stella lì, perché insomma, mi sembra alquanto improbabile. E continuiamo, ragazzi, continuiamo qui, attenzione, perché sappiamo sicuramente dov'è, qui meglio non morire nemmeno. Però diciamo che vorrei anche perlustrare il territorio, ma no, dai, qui non c'è nulla, quasi sicuramente. Qui, attenzione, si prende il fungo energia, ma chi se ne frega, ragazzi, ormai, cioè, siamo così tanto esperti, sia io che voi, assolutamente. Non so se starete giocando con me, se avete giocato con me durante appunto questa serie, se invece mi avete solo guardato, ma sappiate che siete dei campioni. E enormi, enormi. Non so perché ho fatto questo discorso, però mi piace trattarvi bene, ragazzi. Ora se non si cava di culo questo coglione qui, Madonna buona, oh. Perfetto, perfetto. Allora, siamo arrivati qua sopra. Adesso stiamo attenti perché ci dovrebbe essere la stella verde proprio qui. Io, ragazzi, però sono quasi sicuro al 100% che non si può prendere da qui, infatti, e allora io credo che opterei per questa soluzione, ovvero andiamo qua, chiaramente in cima, ancora più in cima, io direi. Ah, qui tra l'altro ci sarebbe anche l'altalena, quindi possiamo pure prenderla al volo, sinceramente. Mamma mia, che pazzia questa sembra, però una pazzia che dovremmo fare. Ecco fatto. No, non era facile, raga. Sì, non era facile, non era difficile, raga. Basta che vi lanciate, è lì nel mezzo, proprio in linea proprio con l'altalena, ed è facile prenderla. D'accordo. E questa era la stella verde 2 della galassia Lava Mostruosa. Facciamo la stella verde 3, l'ultima di questa galassia. Ah, ok, la stella verde 3 si trova nel nostro percorso che ci serviva appunto per farmare le astroschegge. E sarà sicuramente out of bounds, nel senso che sarà fuori dal pianeta e noi dovremmo lanciarci sicuramente per prenderla. Sono quasi sicuro al 100% di questa cosa, come di mi dite, più chiaro come fa a essere sicuro? Boh, sono sicuro, sono abbastanza sicuro. E però vediamo, magari mi sbaglio, magari allungo il percorso proprio. Qui si prende il checkpoint, si prende tutto. E qui stiamo attenti, stiamo a court, ragazzi, perché ecco, perfetto. Anch'io non ho saltato, ho premuto il pulsante sbagliato. Ok. No, ma dai, ma cosa faccio? Ma vado di sotto da solo come un trimone. Poi tra l'altro ho 2 vite, vabbè. Lo scorso episodio ne avevo 50, ora ovviamente sto registrando il giorno dopo e quindi ne ho di nuovo 3, 4. Insomma, sta cosa non vale, eh. Almeno si prende l'app qui, mi raccomando, raga, prendetelo.
Ma dove cacchio è sta stella? Ah, eccola. Però, quindi bisogna fare così, spostarsi verso destra. Allora, vi dirò la verità. Per me è difficile prenderla quella, perché bisogna... Non so nemmeno se bisogna saltare o lasciarsi cadere direttamente. Secondo me, messa lì dov'è, ci si può lasciar cadere. Sì, ci si sposta un po' più a destra e ci si lascia cadere. Secondo me si può fare così. Ma no, però ragazzi, ma come cazzo faccio a cadere? Ho fatto 80.000 volte sto percorso, ancora non mi riesce, ma davvero. Ho fatto 55.000 volte sto percorso, raga, per prendere la stoscheggia, per dare sfavillotti gli ottoni del cazzo. Quello di cui sono sicuro è che bisogna rimbalzare qui. Ah, per poco, per pochi, forse mi devo spostare leggermente più a destra. Sì, e forse nemmeno, e forse saltare, non lo so, riproviamo, tanto, insomma. L'importante qui è che qui si prende l'up tutte le volte, almeno non si va in game over. Porca troia. No, per poco. Per poco, perché non riesco proprio ad orientarmi lì poi. Perdo completamente il senso dell'orientamento e non riesco a far più niente. I cornetti do il latte, maionese, ketchup. Oh mamma fa magna. A mamma piace la Nutella, gelato capanna. E merendine in quantità. I cornetti in là. No! Allora bimbi, non mi riesce proprio, eh. Non mi riesce proprio, cazzo. Oh, ce l'ho fatta ragazzi. Totalmente a caso. Mi sono spostato un po' più verso destra e alla fine ce l'ho fatta. Non ho saltato, mi sono lasciato andare, se a qualcuno interessa appunto questo dettaglio. Perfetto, abbiamo preso anche la terza stella verde della galassia Lava Mostruosa e siamo a quota 213 stelle. Ok, iniziamo allora subito la galassia Vecchio Ingranaggio e andiamo a prendere la stella verde 1. Ok, già la vedo una che è lì sopra, come vedete lì sopra quell'ingranaggio, e sicuramente un'altra sarà su quel cornicione dell'ultimo pianeta appunto, ma non lo so, non ne sono sicuro. Qui sicuramente possiamo andare avanti perché qua non c'è nulla, anche perché penso proprio che la prima stella verde sia lì appunto dove abbiamo visto. Vediamo un po', aia, attenzione però, meglio non cadere, non c'ho voglia di cadere. Ecco, dovrebbe essere qui sopra, sento il rumore, quindi dovrebbe essere qui sopra. Qui magari cerchiamo anche di fare il salto a parete che ci aiuta a prenderla. Aia, perfetto, non si è presa. E adesso invece l'abbiamo presa. D'accordo, questa era veramente facile, basta fare il salto a parete. Ormai tra l'altro tra monete viola e prendere le monete normali e superare il livello, questa galassia Vecchio Ingranaggio l'abbiamo fatta almeno 85 volte, quindi insomma ormai sono diventato abbastanza bravo. Questa era la stella verde 1, esatto. Ed andiamo a prendere la 2, stella verde 2. E qui chiaramente io vorrei andare avanti, perché sicuramente insomma non c'è più nulla qua, qui c'era già la stella e si può benissimo andare avanti per quanto mi riguarda. Attenzione, qui facciamo con calma, mi raccomando, insomma con relativa calma possiamo dire, e poi si può andare avanti. No, porca puttana. Io sti ingranaggio lo odio, veramente. Questa galassia la odio. La odio con tutto il mio cuore. Perché ci sono sti ingranaggi, queste cose che so. Veramente una rottura enorme di palle. Veramente enorme. Qui che bisognava fare? Non mi ricordo. Prendere la stella, presumo, e basta. Il problema è che non mi ricordo manco dov'è la stella qui. Eccola, è qui. Quindi io sono quasi sicuro al 100% che bisogna cambiare scenario. Vediamo un po' se si trova la stella. Sì, la stella appunto, come vi dicevo, è sul cornicione, diciamo, di questo pianeta. Quindi per prenderla dovremo sbloccare qui il povero spavillotto. Dovremo liberare il povero spavillotto e invertire la gravità. Quindi insomma lo facciamo appena possibile. Qui rimaniamo qui, mi raccomando. Poi si salta. Mario, muoviti per favore, perché non serve a un cazzo, sei inutile. No, scherzo, povero Mario. E qui
Io sinceramente farei così, aspetterei un secondo che si cosi. E qui invertiamo appunto, come vi dicevo, la gravity. E io semplicemente farei un bel salto a parete. Lo rifaccio di nuovo, un bel salto a parete con la piroetta. Se vi ricordate, ci eravamo già andati qui per vedere se c'era qualcosa lungo questo cornicione. E ovviamente che non ci mettevano una stella verde qui, ma per davvero è ovvio che ce la mettevano. Un bel posto segretino, segretuccio, segretaccio. E quindi ci hanno messa lì, per forza, è ovvio. Stella verde 2, galassia vecchio ingranaggio. D'accordo. E ora passiamo alla stella verde numero 3. Il livello è sempre lo stesso, il percorso è sempre lo stesso. E quindi questo cosa vuol dire però? Che dove cacchio è la stella verde, ragazzi? Se il percorso è sempre lo stesso, vedrai che è ancora più avanti, per forza. Non c'è altro da dire. No, dai, madonna. Ok, si prende la stella, si rifà tutta la stessa operazione, insomma, qui chiaramente. Ok, e si inverte la gravità. Qui non mi sembra che ci siano altre stelle, detto sinceramente tra noi. Quindi io andrei avanti qui liberando lo sfavillotto, tanto ci... Ah, adesso bisogna fare così, è vero, bisogna proprio premere il pulsante, non me lo ricordavo, per liberarlo. E si preme, ovviamente. Ok, parliamo con lo sfavillotto, allora, grazie per il tuo aiuto, eccetera, eccetera, super stelle più avanti, si trasformerà in una stella lancio e noi andiamo e come avanti. E adesso, allora, lì per lì non l'ho vista, ma ci sta che sia qui, la stella. Per ora io qui non sento nessun rumore, quindi insomma, a posto per ora, dai. Attenzione qui, si prende il lap, va. Oddio. Ah. Tocca rifugiarmi qui nel coso. Ah, io non so se si trovi qui sopra la stella verde, nemmeno si può verificare con la visuale, ma non la vedo, sinceramente. Quindi insomma, si può stare tranquilli, secondo me. Si va ancora più in alto, io non sento ancora nessun rumore, quindi insomma, qui non c'è nulla. Non vedo nulla, non si può mettere nemmeno la visuale in prima persona, quindi insomma... Maia, bastardo. Non vedo nulla, non sento nulla, e sarà più avanti allora. Eccola, eccola lì, sì. Eccola lì, quindi bisogna arrivarci con l'ausilio appunto di queste sfere, di queste palle qui, molto probabilmente. Quindi ci si arrampica immediatamente se ce la facciamo. Non ce l'abbiamo fatta, vabbè, aspettiamo quest'altra a questo punto, sopra questi ingranaggi qua, e piano piano ci arriviamo, ragazzi. Non troppo piano, perché... Ma dove cazzo è, raga? Ah, è qua proprio, mamma mia. Perfetto, era abbastanza in là, ma l'abbiamo presa. Hai ottenuto una super stella. Stella verde 3, galassia vecchio ingranaggio. Perfetto, abbiamo completato la galassia vecchio ingranaggio. Non ci abbiamo messo poco poco tempo, devo dire la verità, per fare questa galassia. Anzi, era bella bella tosta. Però avevamo fatto anche questa nel primo episodio, è vero. Quindi una, due, ci manca solo un'ultima galassia per completare il video. Io farei a sto punto la galassia bagliore improvviso, che è da 2, ci sono solo 2 super stelle verdi da recuperare, quindi le andiamo a fare. E si va a fare la stella verde 1. Qui ci stiamo arrampicando in cima perché sento tra l'altro il rumore della stella, quindi sicuramente sarà qui in cima. Andrei più in cima possibile. Vediamo, non so nemmeno fino a che punto proprio si possa arrivare qua, però sicuramente. È qui, raga, sulla sinistra, esatto, eccola qui. Allora, per prenderla, qui non si può scassare la mina. E allora farei così. Perfetto, abbiamo rotto la mina. Dai, Yoshi, non sparire.
Bene, il problema è che adesso diventa un po' più difficile, sinceramente, per quanto mi riguarda, prenderla. Perché sì, è vero che ho rotto la mina, però mi serviva Yoshi, quindi io farei così. Ma in realtà si può prendere anche senza Yoshi, per quanto mi riguarda. Basta fare così e prenderla. Perfetto. Sì, fate esplodere la mina se magari vi dà noia, ci andate addosso, perdete un'energia, però insomma, oh, ne vale la pena, eh. Perfetto, stella verde 1 della galassia, bagliore improvviso, presa. E si va a fare la 2. Ok, allora, adesso prendiamo la stella lancio e andiamo a vedere se si trova la seconda ed ultima stella qui. Visualina? Visualina, ma non la vedo anche perché c'è la bandiera di mezzo che mi rompe le balle, quindi magari facciamola da qui la visuale. Non si vede, chissà perché, boh, forse è più giù, diciamo, qui nemmeno stiamo a prendere stelle argento, ovviamente che a che servono ormai? A nulla. Attenzione ai polli che vi vengono addosso continuamente. E qui sarà nascosta, ragazzi. Anzitutto crepate polli qui, sinceramente, oh, morite tutti. Eccola, la vedo ragazzi, vedo il bagliore della stella che è qui proprio, quindi insomma ci buttiamo di sotto e la prendiamo, niente di più facile, perfetto. Superstella ottenuta. Stella verde 2, galassia bagliore improvviso, 218esima stella, galassia completata. Ok, perfetto ragazzi, allora per questo video è tutto, abbiamo preso 8 superstelle se non mi sbaglio, o 7, no, mi sembra 8 perché abbiamo fatto 2 da 3 e 1 da 2, quindi 8 superstelle prese, noi ci vediamo nel prossimo episodio di Super Mario Galaxy 2. Se vi è piaciuto questo chiaramente però mettete un bellissimo like, commentate ed iscrivetevi se vi fa piacere, se volete supportare il mio canale, da Peperuzorbet è tutto, ciao a tutti ragazzi.